Frosty the Snow Man. Beh, allora, intanto saluto anche Gibo. Grande. Grande Gibo Giberti. Saluto anche. Ma sta ascoltando Gibo? Luca? Sì, sta ascoltando. Sì, sì. Elena Ciulli, che è stata ospite di quello della notte, la scorsa puntata. Ciao Elena. E poi Lucia De Luyer Pistolesi. E a proposito di Luyer, saluto anche Giuliana De Luyer Arnaldi. E poi vabbè, abbiamo detto basta. C'era il Gibo, c'è una cosa fantastica che una volta io suonavo col Gibo nel circa 94-95 e c'era anni fa e il nostro batterista disse una frase famosa che noi stavamo scherzando durante le prove: Germa Gibo fuori. Da lì è diventata la nostra Germa Gibo fuori. Germa Gibo Germa fuori. Gibo fuori. Jailbreak, se non mi sbaglio. Jailbreak. C'erano i Paco Snest, c'eravate voi. No, io non c'ero. E stavo Emiliando. Stefano era già nel primo partito di centrodestra. Poi ha fatto due partiti di sinistra. Poi ha fatto due partiti di sinistra. Uno di centro-centro. Ma è Stefano? Stefano te. No, io. Veramente sono sempre stato. Io ti ho conosciuto a Mamette. È la vera sinistra, scusami. No, allora stiamo parlando di politica in radio, eh? No, non ci può. Stiamo parlando di politica in radio, ricordaci. No, non possiamo. Un'interpellanza o un'interrogazione, non vorrei mai. Ha detto ti ho conosciuto da mamme. Da mamme. Da mamme. Da mamme. Io mamma. Io mamma niente. Cosa stai a tirare fuori? Io mamma del tuo. Voleva dire questo. Emiliano, ti facevi le canne a quel periodo? Quando? Perché ho smesso? L'hanno detto anche a Radio DJ, quindi puoi dire anche. Allora vabbè, di me dicevano. Sì, di te. No, io non mi sono mai fatto le canne, solo coltivato erba. Ah, ok. Sempre per. Ma perché mi piace il giardinaggio? Insomma, ora si è fatto tutto, vero? Si è fatto fumo in locali pubblici chiusi. Pubblicità occulta. È colpa del .com, perché noi saremo pezzoncini a modo. Secondo me è colpa del .org, non vorrei dire. Sì. Org. Sì. Quello che parla. Carmelo, che ne dici te? Il .org. Ma io ci metterei anche una virgola. Ha detto ci mette anche una virgola. Vabbè. Virgola org. Bene. Virgola org. Un punto e virgola org. Tutte e due. La zallunga che a me secondo me questa è la puntata con più ascolti in assoluto. Aspetta, sentite questa, ragazzi. Dici. C'è un vecchino al cimitero che cammina fra le tombe. A un certo punto vede una mano che esce dalla terra e sente: ehi, ehi, aiuto! Mi hanno seppellito! E lui col piede, anche male, però ci tengo. È vero, questo vuol dire che oggi nessuno fa bene il proprio lavoro, vero? No, non ho capito. Guarda. Stefano però, è il numero uno. Anche se lui, prossimo anno altri. Dategli i parcheggi, per favore. Perché Stefano no, pazzesco. No, non glieli date i parcheggi. Lui deve venire in bicicletta. Abbonamento di parcheggi per Stefano. No, attenzione, questo è l'impegno. Deve venire in bicicletta, ma qui, perché ci vuole il programma suo qui alla radio, questo bisogna fare. Stefano Side della notte, chiamato come vi pare. Dalle 5 alle 6 di notte mi va bene. Dalle 5 alle 6 di notte. Gli ascolti saranno. Fioccano! Cadono ascolti! Guarda che Luigi sarà qui a riprendere. Ci sarà Carmela a riprendere. È vero che vive. Visto qui dietro, c'ha proprio una stanzina lui con tutta la roba. Poi fa le foto, le pizze, la telecamera, c'è tutto contemporaneamente. È super multimediale. Super multimediale. Su YouTube ve lo ricordo, naturalmente queste immagini che sta facendo Carmelo le potrete vedere tra poche ore, insomma, pochi minuti, minuti è troppo, minuti, secondi, niente. Allora, andiamo da un grande gruppo che ha fatto la storia della musica internazionale, del rock. Allora, sono The Beatles, Wonderful Christmas Time. E dopo saluto Mr. B e Jonathan che ci stanno ascoltando. Salutali ora. Saluto Mr. B e Jonathan, a fra poco. Bello, eh?